Videocamera, anche se in realtà dovrei farmi una doccia perché come potete vedere mi sono tutta oliata, senza trucco, con i capelli lerci e tutto, però ho acceso la videocamera perché voglio condividere con voi una cosa. Dovete sapere che nella mia casella email dove mi mandate i vostri problemi, dove mi chiedete i consigli, io non la guardo solo quando devo farci un video, ma magari nei momenti morti oppure quando sto pensando, accendo quella mail e leggo un po' di mail, anche non per rispondere, ma semplicemente per essere un po' con voi, per capire i vostri problemi, per prendere spunto poi negli altri video, per parlare appunto dei vostri problemi. E me ne è capitata sott'occhio una che mi ha lasciato tipo, ragazzi, c'ho un peso qua, un macigno che non riesco ad ingoiare, e ho deciso con voi di leggerla per capire un po' com'è la vita, le circostanze della vita, come si reagirebbe davanti a una cosa così grande, a un problema così grande. E ragazzi, allora, a volte la vita, come dico io, è bellissima, ma a volte è anche ingiusta e se la prende con persone che non se lo meritano, e davanti a dei grossi problemi, a delle grosse difficoltà, ognuno reagisce in una maniera diversa. E appunto io vi rispondo a questa mail, lo dico sempre, io non sono una psicologa, ma quello che voglio fare io per voi è mettermi nel vostro problema e, non essendoci dentro, quindi ragionare a mente lucida che cosa farei io al vostro posto. E raga, questa mail qua, io penso che dedicherò tutto questo video a questa mail perché è una roba che mi ha lasciato senza parole. Penso sia... non lo so, voglio leggerla e commentarla con voi. Io sono molto contenta che voi vi confidiate con me, nel senso che ho visto che non c'è un'età per scrivermi, mi scrivono bambini, mi scrivono adolescenti, mi scrivono adulti, mi scrivono vostri genitori. Quindi vuol dire che in quello che faccio c'è sicuramente del bene, e sono contenta di questa cosa. Sono contentissima che voi che per voi io sia un punto di riferimento, un qualcosa di bello, un qualcosa di positivo, e spero di continuare ad esserlo per ancora tanto tempo. Ora vi chiedo un attimo di concentrazione e usate questa mail per capire i valori della vita, per capire quanto siete fortunati, quanto siamo fortunati, e un po' come il ciclo della vita, un po' come funziona il mondo. Ci sono le cose belle, ci sono le cose brutte, e appunto è la vita. Ciao Sabri, sono Rebecca e ho 26 anni, quindi non è una bambina. Ti scrivo perché questo è il momento più brutto della mia vita, e forse questa sarà l'ultima volta che riuscirò a scriverti, perché molto probabilmente abbandonerò tutte le cure per la mia malattia, dopo l'ennesima illusione di guarigione. Non ho nessuno con cui parlare per mia scelta di questo alieno che è all'interno del mio corpo e che pian piano lo sta distruggendo. L'alieno, come lo definiva la Fallaci nei suoi libri, non è altro che la forma più nobile per indicare quel male di cui tutti hanno paura, il tumore e il cancro. Di paura forse ne ho anch'io, ma faccio finta di essere forte, ed è la cosa più sbagliata da fare. La mia è stata sempre una vita all'insegna dello sport e del benessere, eppure un giorno l'alieno ha bussato alla mia porta molto gentilmente, insediandosi all'inizio del mio utero, per poi andarsene e ritornare in altre locazioni del mio corpo. Una botta al cuore, la mia prima diagnosi a 21 anni, quando un medico ti dice con poca prudenza e gentilezza della sua presenza e che non potrai mai avere dei figli. Il sogno di tutte le ragazze è poter stringere un giorno un bambino sul tuo petto e donargli tutto l'amore che hai. Il mio purtroppo non lo è più. Sono convinta, anche se non ne ho la certezza, che il mio male è dovuto allo stress e alla pressione che vivevo in quegli anni per colpa dei miei familiari, che mi vedevano come una bambolina da non sciupare, ma soprattutto alla forte tensione per quel ragazzo mai accettato al tuo fianco. Per mia madre, il mio ultimo ragazzo non andava bene per nulla, lo considerava una sanguisuga che pensava soltanto al mio benessere economico. A queste parole io stavo male, ma non mi sono mai arresa alla sua volontà. A questa tensione metteteci anche un po' di amarezza, perché non hanno mai creduto che il mio era un vero star male fisicamente. Facevo finta. Nonostante ciò, io non l'ho mai abbandonata e non l'ho mai ferita, come hanno fatto con me, perché gli voglio bene e tengo più a loro che a me stessa. Loro sanno che io sono guarita e che sto meglio, così non è, ma la lontananza da casa mi riesce a farglielo credere. A quasi 1000 chilometri di distanza e la scusa pronta del lavoro per non farli venire a trovare mi aiutano a farglielo credere. Tutti sbagliamo nella nostra vita ed io non posso inferire contro di loro per questo, perché li ho perdonati col cuore. Io forse sono la peggiore di tutte le persone e questo forse me lo merito. Ho fatto del male a chi mi amava davvero da anni,
Il giorno dopo che ci eravamo trasferiti insieme nella nuova casa, dopo tanti contrasti in famiglia, me ne sono andata via per sempre, nel mentre ero al lavoro, lasciandogli soltanto una lettera e la fedina. La lettera più difficile di sempre, perché quel tradimento non c'era mai stato, ma era l'unico modo per non intrappolarlo in una vita di dolori, nella mia vita. Non doveva venire con me, non doveva vivere con me malata, sacrificandosi e limitandosi a 23 anni, perché io alcune cose non potevo farle. Ho preferito passare io per la troia della situazione, piuttosto che vivere con un ragazzo che prima o poi sarebbe diventato infelice col passare degli anni per colpa mia. Non nego che a volte penso ancora a quanto sono stata un essere orribile. La mia malattia io la sto vivendo da sola, perché non ne riesco a parlare con nessuno, perché io sono la prima a non averla ancora accettata. Sabri, forse abbiamo la stessa età e non mi vergogno di dirti che sei unica e che stai facendo solo del bene a me e a tutti i tuoi ragazzi. A te soltanto ho avuto il coraggio di aprirmi, un po' perché ne sono certa che non verrò giudicata e perché in questo ultimo anno e mezzo mi hai regalato sorrisi infiniti tra tante lacrime amare. Grazie di esistere. Vorrei tanto riscrivergli a Luca e raccontargli la verità, così come a tutte le altre persone a me vicine. Cosa mi consigli di fare e come soprattutto? Vorrei anche tanto che tu dicessi ai tuoi seguaci più piccoli adolescenti di controllarsi e di stare vicino alle persone che soffrono, anche se loro non ve lo permettono. Di dirgli di non mollare perché la vita è bella, di perdonare e di non infierire contro chi vi fa del male. Grazie per avermi dato il coraggio di tutto ciò. Ti voglio bene anche se non ci conosciamo. Un bacione anche ai gattoni. PS, spero di prendere la decisione migliore sulla mia malattia e di poterti scrivere cose belle piuttosto che questo. Allora, avete capito perché vi ho detto che questa mail era una mazzata? È stata una mazzata perché una ragazza di 26 anni, quindi che ha tutta la sua vita davanti, si trova davanti a uno dei mali forse più brutti che possano esistere su questa terra. Avere un tumore, avere il cancro è una cosa. Penso senza parole, io non so cosa dire. Io ho perso un nonno per una malattia molto simile e quindi posso dirti che so che cosa vuol dire, ma comunque averla, cioè nel senso possederla e avere una persona cara, comunque un familiare vicino che ce l'ha, penso siano comunque due cose diverse. Fa lo stesso male, fa un male che non potete immaginare, però pensare che sei tu la persona che da anni è malata, che non sai come sarà il tuo futuro, quando poi sei così giovane, penso sia un. Non ho nemmeno la parola per descrivere tutto questo. E nel tuo caso, tu hai fatto una cosa stranissima, stranissima ma che comprendo. Tu hai mentito, tra virgolette, al tuo fidanzato per amore. Semplicemente tu non volevi fargli vivere una vita con i tuoi problemi, perché comunque tu pensi, anche se io spero tanto di no, che nella tua vita hai dei limiti, delle limitazioni, che certe cose non le puoi fare e magari andando avanti col tempo sarà sempre peggio. Cosa che nessuno di noi ti augura, anzi assolutamente sia io che tutti gli altri 900.000 persone sappi, Roberta, non so coniugare molti verbi in questo momento, che siamo tutti con te, che vogliamo il tuo bene, che non vogliamo altro che tu guarisca. Però ti capisco perché anni fa mi è balenata in mente una cosa, perché avevo letto di un incidente in moto di una coppia giovanissima sui 20 anni, dove nel mio paese, dove lei era rimasta invalida e lui era sano, praticamente sano del tutto, e che lei ha voluto lasciare lui proprio come hai fatto tu, perché lei adesso vivendo in sedia a rotelle, facendo una vita un po', avete capito cosa intendo? Ha voluto, nonostante il fidanzato volesse rimanere con lei, ha voluto in tutti i modi che lui si rifacesse una vita. Io adesso non so poi come sia andata la vicenda, non ho voluto sapere perché è una cosa che mi ha fatto molto male. Però io immagino che per amore si possa fare questo, nel senso che io amo una persona e l'ultima cosa che vorrei per lui è del male. Quindi, se mi succedesse, mi metto nei tuoi panni e mi succedesse che io rimanessi invalida, come per esempio nell'incidente in moto che vi ho spiegato, non, probabilmente farei quello che hai fatto tu, magari non nella tua maniera. Scusate se questo discorso è un po' confusionario, ma come sapete, quando voglio raccontarvi queste cose non mi preparo qualcosa da dire, non mi preparo il copione, vado, boom. Ho appena letto questa mail e ho acceso la videocamera. Tu hai mentito, tra virgolette.
dicendo di un finto tradimento, cosa che non esisteva, ma ti posso capire perché magari dicendo la verità lui ti avrebbe detto no, voglio stare con te comunque, no, ti voglio stare vicina, magari anche un po' per amore, magari anche un po' per non è pena, però avete capito che cosa intendo. E quindi tu hai voluto reagire così, hai voluto stroncare tutto sul nascere in maniera tale che lui poi non ti potesse dire no, 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 e pensando a un tradimento, assolutamente nella maggior parte delle coppie un tradimento fa rompere la relazione, quindi tu hai voluto reagire così. Ti capisco, ma non ti giustifico, ovvero forse sì, ti giustifico. Non lo so, nel senso che qui hai sbagliato verso di te, non solo verso di lui, ma verso di te perché ti sei fatto, come si può dire, una persona dopo va a credere in te una cosa che tu davvero non sei, perché penso che sei l'ultima persona nel mondo che tradirebbe il proprio compagno, specialmente se lo ami tanto. E però ti capisco che l'hai fatto per fare in modo di fargli avere una vita senza problemi e per non stare lì al no, voglio stare con te nonostante tutto. Quindi non so cos'altro dirti se che non ti capisco. Ti direi anche scrivigli subito, subito. Però anche lui nel momento in cui riceve la tua email dove legge non era vero, l'ho fatto per te. Cioè, posso immaginare quanta depressione possa andare in un ragazzo magari che era veramente innamorato. Adesso io non so quanti anni siano passati, quanto tempo sia passato, ma mi hai messo in una situazione che io sto male per te, te lo giuro. Non saprei cosa dire perché io dico sempre, ragazzi, ringraziate la vita perché siete fortunati, perché siete sani. Ci sono tante persone che soffrono e a te inserirei appunto nella casella delle persone che soffrono. Io una cosa che non vorrei mai sentire, specialmente con voi, quando mi scrivete che la vostra mamma sta male, il vostro papà sta male, voi state male e fate stare male anche me. Quello che vi posso dire come sempre è che io sono vicina ad ognuno di voi e come sempre dovete farvi forza. Come hai detto tu, pensare di essere forte non è la soluzione giusta. La soluzione giusta è forse sapere di essere forte. Sapere che tu sei forte, sapere quello che stai affrontando e sapere quello che affronterai e affrontarlo nella maniera più determinata possibile, insieme a tanto amore dei tuoi amici e dei tuoi familiari. Posso capire che ti sei comportata così e quindi io adesso qui non posso dirti perché non so quanti anni siano passati, quanti mesi siano passati, non so se sono passate settimane, quindi non so neanche se questo tuo adesso ex fidanzato abbia una fidanzata per poterti dire riscrivigli. Questo è un grandissimo punto di domanda. Io voglio concentrarmi solo su di te. Io voglio farti capire che l'essere forti è una cosa che arriva da dentro. Non vuol dire pensare di essere forti, ma vuol dire sapere di essere forti. Cerca di tirare fuori tutte le cose possibili. Cerca di divertirti il più possibile. Non essere mai giù di morale, perché essere infelici non ti può aiutare, specialmente nella tua malattia. Posso dirti che io e tutti i ragazzi ti siamo vicini, posso dirti, potrei dirti un milione di cose, ma voglio che capisca che sei tu a dover decidere della tua vita. Mi stai dicendo che tu adesso vuoi abbandonare le cure per la tua malattia dopo l'ennesima illusione? E io ti direi di no, anche se non so come funzionano queste cose perché sono ignorante e non so come funzionano. So che delle ragazzine fan hanno avuto questa malattia e l'hanno passata, l'hanno curata, ora stanno bene, quindi è forse anche questa cosa che mi fa andare avanti, pensare che una volta erano tristi, ora sorridono perché la malattia l'hanno sconfitta, mi fa dirti di andare avanti con le cure e di non mollare mai. Questo però è il mio parere di Sabrina, che in questo campo è anche un po' ignorante. Quello che voglio dirti, non mollare, quindi parla con dei medici bravi, fatti spiegare bene quali sono le conseguenze. E se le conseguenze sono lasciarsi andare o provare a curarti, io sono al 100% per il provare, riprovare e ancora una volta provare a curarti. Non so di dove sei, non me l'hai detto, ma ti dico che spero di incontrarti. Quindi se vuoi scrivermi, se vuoi dirmi di dove sei, io vengo a trovarti molto volentieri e magari ne parliamo di persona. Detto questo, ragazzi, io faccio questi video per farvi capire un po' com'è la vita, perché magari voi vivete nella vostra cameretta tutta rosa e fiori, perché ancora non avete avuto magari persone che vi hanno raccontato queste cose, magari, non lo so, magari vi tappate le orecchie perché non volete sentirle, ma sappiate che ci sono delle brutte malattie, sono persone che hanno queste malattie e io vi chiedo di stare vicino a queste persone, anche se avete amici
che vengono molto spesso lasciati da soli, perché magari sono loro stessi che hanno paura o non vogliono stare in compagnia. Fate vedere che voi ci siete sempre, fate vedere che volete bene a queste persone, fatevi sentire, perché io penso che l'amicizia, l'amore, tutti questi valori siano fondamentali per stare bene. Mi raccomando, riflettete bene sulle parole che io sempre vi dico. Vi chiedo ancora scusa, è un discorso molto molto confusionario, ma penso che nel complesso abbiate capito quello che io vi voglio dire, il messaggio che voglio trasmettervi. Quindi mandiamo tutti un grandissimo bacione a Rebecca. Ci vediamo presto, te lo prometto. Mando un bacione a tutti voi e ragionate sulle parole che vi dico sempre. Vi mando un cuore grande, tanti tanti baci e ci vediamo domani col prossimo video. È stato un macigno questa mail, ragazzi. Oh, spero sempre nelle vostre mail tutte belle e sorridenti quando mi arrivano queste cose. È la vita, va affrontata così, con forza e determinazione.